Alla fine, diciamo, questa è la partita che completa il 2014, questa è una partita che si doveva giocare fine dicembre, quindi diciamo che oggi si proclama la miglior squadra del 2014 dell'anno del Seminari. La finale l'ha vinta, ce l'avete sulle maglie Planet, ma però vi chiamate ancora nuovo punto pubblicità, diciamo nell'annata passata, quindi la partita è finita 5-1 per me. L'ho vista da fuori, è stata una bella partita, anche se poi tutte le squadre non avete giocato come vostro solito, perché comunque il vento ha fatto tanto. Io ho visto una bella partita, mi sono divertito per quello che si poteva vedere, perché vi ripeto, c'era molto vento. L'hanno vinta loro, credo che il primo tempo è stato equilibrato, fino al 2-1 è stata equilibrata, poi penso che dopo il 2-1 l'avete meritata. Almeno per come l'ho vista io, questo è sempre il mio giudizio umilissimo. Parto subito a fare la premiazione perché capisco che siamo a febbraio, fa un freddo e quindi state anche, avete voglia di andare sotto le docce. Parto dal capocannoniere, 19 gol, Giuseppe D'Amato, dico nuovo punto pubblicitario, così, in bocca al lupo Giuseppe anche per il capocannoniere del campionato, no? La coppa più difficile credo che almeno per questa competizione sia stata quella del portiere, perché poi ho visto i tre portieri, diciamo, che hanno meritato nel girone, sono stati Ivan Brunetti, Antonio Mastropieri e c'era anche Mirko Padalino, che è il portiere di Ultras, che credo che abbia espresso anche, io ho detto alla fine non c'è un voto, quindi non è che la Supercoppa, cioè la Coppa Intercontinentale, perché noi abbiamo già la Coppa Intercontinentale, c'è stato un voto. Io vedo molto, devo decidere tra la partita di stasera, anche se non è una partita, fa tutto il torneo, ho visto un po' tutto il torneo, qualche punticino l'ha guadagnato più Ivan e credo che questa sera abbia consolidato la cosa, no? Perché infatti io non c'ho il premio, non faccio mai, Antonio sono 4 anni che fa con me il torneo, più quelli al DLF, non premio mai il secondo posto. Io dico che l'ha vinto Ivan, il miglior portiere, però il secondo posto lo ritiri tu, questo è un omaggio mio. Perché se l'ha meritato anche lui e c'è anche l'età dalla parte di Ivan. Secondo me ha preferito più qui. Il mio portiere della Coppa Intercontinentale, Ivan Brunetti. Lo ringraziamo. Domani offrirà l'aperitivo al bar. Il secondo posto della Coppa Intercontinentale, logicamente questo è il primo, il secondo, ci siamo avvicinati al pallone. Quindi lo vince fare sviluppo per Piero Antonio, che non è contento dopo aver vinto lo scudetto con il mio stimo, ci saranno altri trofei. Grazie. Grazie a voi. Rimani qua, rimani qua. Al primo posto credo che lo meritavate, ma non perché sono frasi di circostanza, perché poi dirò posso che dire poi per quello che si è visto nell'anno erano le due squadre che hanno meritato, insieme c'erano gli Ultras perché anche loro hanno vinto l'FK, comunque c'era 273K che ha vinto anche la Coppa Italia, erano le squadre che però credo che loro insieme con voi hanno meritato di giocarsi questa partita e stasera ti ripeto dopo il 2-1 secondo me l'hanno meritata E se loro, posso quindi permettermi la premi tu, due non è come parole, la Coppa del Mondo no, normale. Volevo ringraziare voi ragazzi perché siete un esempio unico. In questo torneo sono 4 anni che io ci sto per correttezza, disciplina e perché poi ci ripaga il nuovo pallone. E soprattutto mi è dispiaciuto, lo dico col cuore, che siamo andati fino alla finale. Da una parte no, però. Io l'aspetto sportivo, cioè l'aspetto umano è quello più importante, però ti voglio un gran bene come un fratello. Quindi Adelio, ritiri. Ciao, te la faccio fare, Luca, mi faccio un'intervista, faccio andare a Torre. Ci sto? Siamo con Adelio.
Allora, è arrivata la coppa che ci tenevi, perché questa, diciamo, che dichiara la squadra migliore del 2014. purtroppo è il clima di festa, quindi è arrivata la coppa, penso che stasera l'avete meritata. Penso proprio di sì, grazie a Dio è arrivata questa coppa, ora aspettiamo che il nostro presidente ci porti a mangiare a tutti noi. Questo presidente però non l'ho mai conosciuto, non è che sia, è come quello del Parma, no? Può essere, oggi doveva venire ma per il freddo non è potuto più venire. Quindi pizza pagata anche a chi organizza, no? Anche il panino ci va bene a tutti noi. Anche a chi organizza, giusto. Soprattutto. Adelio, è arrivato un gruppo comunque che è bellissimo stasera, l'avete giocata anche mentalmente questa partita. L'avete giocato bene, no? Sì, soprattutto bene. Grazie a Dio abbiamo vinto e penso che c'è più niente da dire. La Coppa è bella, non è come la Coppa del Mondo, però. Tu lo andavo a vendere. Ti ringrazio. Grazie. Vediamo se riusciamo a rintracciare qualcun altro. Piero, mo si è un po' più disteso. È arrivata la Coppa, ci tenevate, è la prima di quest'anno, anche se questa partita è ancora andata vecchia. Sì, no, ma io ero molto fiducioso dei miei compagni, ero sicuro di vincere. È stata una partita dura perché fino al 2-1 forse era lì, Ivan vi ha tenuto a galla in due occasioni. Sì, dobbiamo dire grazie al nostro portiere, soprattutto fino all'1-1 è stata una partita equilibrata, dopo il 2-1 credo che non c'è stata più partita. Adesso siete sazi o bisogna mettere lo scudetto sulle mani? No, dobbiamo mettere soprattutto lo scudetto sulle mani e poi cercheremo anche di vincere la Coppa Italia e l'FA Cup di quest'anno. L'anno scorso siamo usciti fuori, l'unico trofeo che non abbiamo vinto. Che cosa ti sei? Dove questa squadra per rinforzarsi ha bisogno solo del sesto oppure ci vuole qualcuno in panchina? No, io credo un buon panchinaro, giusto uno, perché noi non è che vogliamo fare tanti cambi, anzi. Se non c'è il cambio è meglio ancora per noi, però credo che uno va bene. Però vedi, poi quando succede ti sei fatto male l'altra volta, avete continuato a 5, non è la prima volta che succede. Sì, infatti siamo stati fortunati perché erano nei minuti di recupero, siamo fatti nei minuti di recupero, quindi credo che se mi facevo male prima credo che la perdavamo la partita sicuramente. Non è la stessa cosa vincerla, però si avvicina, no? Sì, si avvicina molto, sono molto contento. Adesso in bocca al lupo per il recupero dell'infortunio, si riparte, mi sa, venerdì, non mi fare dire, venerdì contro Old Warriors Capital. Si riparte subito, quindi mettiamo già alle spalle questa vittoria e continuiamo sulla nostra strada. In bocca al lupo per la Coppa, in bocca al lupo per il proseguo. Antonio, ti chiamo la linea, credo che stava a fare tutte le docce, quindi nessuno ha più voglia di parlare. Buona serata.